Lettori e lettrici di Spazio Games, ben trovati. Qui è Adriano Di Medio per un video editoriale. Allora, Rockstar Games. Questo colosso dell'intrattenimento mondiale macina miliardi e tira milioni di copie. Eppure neanche lui ha resistito alla tentazione di riproporre e restaurare tutte le vecchie glorie su ogni piattaforma oggi in circolazione. Tutte o quasi. A mancare all'appello è quell'anomalia divenuta capolavoro chiamata Red Dead Redemption. Un'assenza eccellente a cui i fan di tutto il mondo da anni sperano si possa rimediare. Ma in tutta questa girandola di riedizioni, siamo davvero sicuri di aver bisogno di Red Dead Redemption Remastered? La risposta è no, e dopo la sigla vi spieghiamo il perché. Se frequentate un po' il sito e il canale YouTube, già sapete che non poche volte abbiamo parlato di Red Dead Redemption e di tutto quello che lo circonda. Quindi, pur sapendo che un minimo di background storico è necessario, cerchiamo di essere brevi. Red Dead Redemption nasce come evoluzione di Red Dead Revolver, action western uscito su PlayStation 2 e Xbox nel 2004. I suoi creatori erano gli Angel Studios, che da sotto l'ombrello della Capcom vennero comprati da Rockstar Games e ribattezzati Rockstar San Diego. Il cambio di editore fruttò ad Angel Studios successi e sfortune in egual misura. L'inevitabile superlavoro su Red Dead Revolver portò a numerose dimissioni nello studio, con alcune controversie finite anche in tribunale. Alla sua pubblicazione il gioco fu accolto in maniera positiva ma non eccellente, ma tanto bastò a far sopravvivere in azienda l'idea del videogioco western. Nel 2006, mentre debuttava il controverso Canis Canem Edit, Rockstar San Diego venne rimessa al lavoro su questo western, in quello che diverrà in futuro appunto il primo Red Dead Redemption. Dalle testimonianze di praticamente tutti, lo sviluppo di Red Dead Redemption fu un gran mal di testa, tra motore grafico ancora poco raffinato e la volontà del gioco di essere e mostrare troppe cose tutte insieme. Nato come un GTA coi cavalli al posto delle auto, subì un'evoluzione repentina verso qualcosa di più audace, consapevole e graffiante. Come molte altre volte, fu la contingenza storica ad aiutarlo. Nel 2008 sarebbe uscito Grand Theft Auto 4, forse tra gli ultimi tentativi di crescita intellettuale per la serie di punta della Rockstar. I due videogiochi condividevano tra l'altro il motore grafico, che passò quindi dal disegnare grattacieli pieni di smog a dipingere un West malinconico e orgoglioso. Lievitato nei costi e nei tempi, Red Dead Redemption era visto come un azzardo calcolato da parte della compagnia madre, che comunque aiutò lo studio di San Diego con alcune personalità di spicco. Ne citiamo due per tutti. Leslie Benzies, storico produttore di tutti i GTA, si mise a capo del design insieme a Christian Cantamessa. Quest'ultimo scrisse inoltre la sceneggiatura del gioco insieme a Dan Houser e a Michael Unsworth. Nonostante le controversie lavorative sempre più enormi, Red Dead Redemption vide la luce nel 2010 segnando un successo commerciale da 13 milioni di copie. Il resto, come si suol dire, è storia. Nel 2018 è uscito l'acclamatissimo Red Dead Redemption 2, che ha abbissato ed espanso il successo anche commerciale del predecessore. Red Dead Redemption 2 è sicuramente la parte di storia più riconoscibile da molti lettori. Al di là della sua natura di prequel, quello che appare strano agli occhi di molti è come questo secondo capitolo sia stato reso disponibile su ogni piattaforma dei suoi tempi, PlayStation 4, Xbox One e PC. Una disponibilità che, grazie alla retrocompatibilità, si è poi estesa anche all'attuale generazione di PlayStation 5 e Xbox Series X. Al momento in cui scriviamo, invece, si può recuperare il primo Red Dead Redemption solo su PlayStation Now e con la retrocompatibilità di Xbox One. I più temerari, se vogliono, possono andare a rispolverare le console di settima generazione. A parte questi artifici,
Quello che appare è che il primo Red Dead Redemption pare essere stato dimenticato, quasi lasciato indietro. Certo è che, pur nella loro natura surrugata, le due soluzioni appena citate hanno evitato al gioco la totale obsolescenza. Ma si tratta anche di situazioni di intrinseca fragilità. Il Now è un servizio di streaming, quindi non garantisce una fruibilità a oltranza e presenta l'altro potenziale ostacolo del richiedere una connessione permanente. Dal canto suo, la retrocompatibilità di Xbox One ha avuto ai tempi qualche inciampo, cosa che ha portato il gioco a un temporaneo ritiro qualche anno fa dal programma, poi è stato comunque reinserito. Ultimo tocco, le recenti notizie di chiusura dei server da parte di Ubisoft, anche di videogiochi importanti, gettano l'ennesima pesante ombra sulla persistenza dei contenuti online, ombra solo in parte mitigata dal successivo ripensamento della casa francese. Senza dubbio, la cosa che lascia più spiazzati anche a più di 10 anni dall'uscita è il fatto che Red Dead Redemption non sia mai stato pubblicato su PC. Ovviamente anche in questo caso i fan hanno trovato altre vie, ma la mancata uscita di Red Dead Redemption dal mondo console rimane una delle cose più inspiegabili non fatte da parte di Rockstar. Forse ai tempi si poteva giustificare con la fragilità del codice o la sua pesantezza, difetti condivisi con il già citato Grand Theft Auto 4. Ma seppure quest'ultimo alla fine ce l'ha fatta ad arrivare su PC, perché Red Dead Redemption è rimasto al palo? È una domanda ancora senza risposta. Alla mancanza di conversioni si contrappone tuttavia un altro fatto recente, le Definitive Edition. Basta tornare agli ultimi mesi del 2021 per ricordarsi come i 3 capitoli dell'era PlayStation 2 di GTA siano stati soggetti a un restauro approssimativo e pieno di bug. Proprio per la loro importanza nella storia del medium, l'operazione Definitive Edition è stata al centro di aspre polemiche. Riuscite a pensare una cosa del genere capitata anche al primo Red Dead Redemption? Converrete che l'immagine non è incoraggiante. Al netto di tare burrasca, perlomeno quei 3 videogiochi ci hanno fatto comprendere che Rockstar non è tanto brava con le remaster. Prima delle Definitive Edition, le loro vecchie glorie sono state fondamentalmente solo redistribuite, con cambi marginali e relativi adattamenti a seconda della piattaforma su cui venivano ripubblicate. E poi, se ci pensiamo, Red Dead Redemption non ha neanche bisogno di riadattamenti grafici o ripensamenti di controlli, essendo tuttora un prodotto assai moderno. Forse l'unica console su cui potrebbe aver senso un Red Dead Redemption Remastered è Nintendo Switch. E non neghiamo che proveremo tale edizione con notevole curiosità. La saga di Red Dead rimane ancora oggi tra le proprietà intellettuali più spiegate e inspiegabili, non solo del mondo videoludico. Sono tutte esperienze virtuali che vanno provate almeno una volta nella vita, ma che il pubblico moderno finora ha potuto conoscere solo a metà. Ai 3, infatti, visto che Red Dead Revolver è recuperabile come classico PlayStation 2, manca proprio il capitolo più importante, Red Dead Redemption, senza numeri prima o dopo. Senza nulla togliere alla vicenda di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, l'esordio perfezionamento di Rockstar nel western rimane un videogioco di importanza fondamentale. Il pubblico ha bisogno di riscoprirlo per via della sua natura di rievocazione, di storia indipendente e di intelligente ribellione. Esattamente come il suo coetaneo GTA 4, Red Dead Redemption appartiene a quel momento in cui la Rockstar ha davvero fatto un'evoluzione che fosse culturale ancor prima che tecnologica, dipingendo uno spaccato di vita che usasse gli stereotipi non come parodia ma come specchietto per le allodole. Il tutto al fine di veicolare messaggi più importanti e graffianti. Ma allo stesso tempo conta anche il modo con cui queste pietre miliari del medium vengono riproposte e conservate. E gli ultimi trascorsi in questo campo non sono incoraggianti, visto che le recenti Definitive Edition si sono dimostrate tutt'altro che tali. Ci permettiamo di pensare che non sia una questione di soldi. Se hai in repertorio il prodotto di intrattenimento più redditizio della storia dell'umanità, GTA V, di certo la pecunia non è un problema. A questo punto ci permettiamo di pensare che sia una questione di voglia. Abbiamo nuovamente bisogno che Rockstar riprenda a fare le cose non solo per profitto, ma anche e soprattutto per passione. Del resto parliamo di una delle, tutto sommato, poche aziende che ha il privilegio di non doversi preoccupare troppo di far quadrare i bilanci.
Basta solo che non si arrenda alla golosità commerciale di un GTA 6 che già si anticipa elefantiaco. Non abbiamo bisogno di remastered, abbiamo bisogno di porting. Grazie per averci seguito e al prossimo video su Spazio Games.